È in arrivo alla Spezia la nave Geo Barents, a bordo oltre 230 migranti salvati in mare in tre diversi soccorsi. Siamo in diretta con Anna Chieregato. Anna. Sì, buon pomeriggio. Si tratta di uomini, donne, bambini in fuga dalle più disperate condizioni di emergenza. 237 persone che la nave di soccorso ha recuperato in tre diversi gommoni durante il tragitto nel Mediterraneo. 230 persone e tra questi ci sono ben 87 minori, 74 di questi non sono accompagnati. C'è anche un bambino che ha solamente pochi mesi qui a Calata Artum nel porto di La Spezia. È pronta la macchina operativa che li accoglierà. La nave attraccherà intorno alle 15.30, l'arrivo previsto alle 14.30, l'operazione di sbarco solamente più tardi, operazione che andranno avanti probabilmente anche domani e il giorno seguente. La macchina operativa prevede che ci siano proprio all'interno del porto, all'interno di Calata Artum, ben sei tende termoriscaldate e qui i primi soccorsi con medici ma anche mediatori culturali, perché le persone a bordo, i migranti a bordo, appartengono a ben 22 nazionalità diverse, dalla Libia all'Etiopia, al Bangladesh, e quindi alcuni parlano solamente la loro lingua. Ci sono pediatri e c'è anche un ginecologo, perché alcune delle 10 donne che sono a bordo sono in stato di gravidanza. Quindi è una situazione che va monitorata di ora in ora. Dopodiché all'interno dell'ex terminal 1 del porto della Spezia ci sono anche 100 brandine che sono state allestite, pronte ad accogliere i migranti, che saranno poi distribuiti in tutto il territorio nazionale. Anche il capoluogo ligure, Genova, si dice pronta ad accoglierli. Si tratta ora di capire se siano state violate le norme previste dal decreto firmato dal nuovo governo, che dispone che dopo il primo soccorso la nave debba raggiungere il porto di destinazione per il completamento di tale soccorso. Questo sarà vagliato solo una volta che la nave avrà attraccato in porto qui alla Spezia. Lo sentiamo direttamente dalle parole del prefetto e poi a te. Va verificato in concreto come va applicata la norma, sarà la prima volta, è una verifica molto delicata che faremo di intesa con le autorità competenti.